Cosa significa vivere con il mieloma multiplo? Che percezione hanno i pazienti delle attuali possibilità di cura? E che cosa chiedono le associazioni dei malati? Lo abbiamo chiesto a tre protagonisti di questa realtà a margine di un convegno molto partecipato sulla malattia, dal titolo Mieloma multiplo, riflessioni sull'oggi con uno sguardo al domani, che si è tenuto a Milano al Palazzo dei Giureconsulti. Vivere con mieloma multiplo ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. L'aspetto positivo è che, bene o male, il cancro è una scuola di vita e insegna a vivere, insegna com'è bella la vita, come meraviglioso poter continuare a vivere grazie alle terapie che ci sono oggi. E in più impedisce l'invecchiamento, perché ogni volta che ho un acciacco dovuto alla vecchiaia lo metto sul conto degli effetti collaterali della terapia. Poi hai ovviamente degli aspetti negativi, perché non c'è in dubbio che un po' di effetti collaterali le terapie ne hanno sempre, e sempre questo terribile dubbio della ripresa della malattia, che è sempre una possibilità che il paziente sa che potrebbe avere e che qualche volta gli fa fare dei brutti sogni. Negli ultimi 10 anni il mieloma multiplo ha visto successi terapeutici inaspettati e l'aspettativa oggi di vita dei pazienti è aumentata di parecchio, si è raddoppiata, e quindi siamo, come pazienti, come associazione pazienti, siamo molto contenti che questo sia avvenuto. E le prospettive sono quelle di avere una patologia che nel tempo abbia raggiunto una guarigione operativa, una cura operativa, non saprei come definirla meglio. Cioè essere curati, cronicizzati, ma vivere una vita di una persona, fra virgolette, normale. Questo però in Italia cozza con il problema della regionalizzazione dei sistemi sanitari nazionale, che permette non a tutti i pazienti di poter ricevere le stesse terapie su tutto il territorio nazionale, e i medici si trovano a combattere con la burocrazia per quanto riguarda la prescrivibilità di alcuni farmaci in certe regioni piuttosto che in altre. Questo è veramente lo scoglio che oggi si potrebbe e si dovrebbe superare grazie alla buona volontà dei politici, che dovrebbero riuscire a darci una mano a far sì che l'articolo 32 della Costituzione sia valido in tutta Italia, perché il mieloma è una malattia che oggi si riesce a gestire molto bene, però in Italia, per quanto sia ottimo il sistema sanitario nazionale, la regionalizzazione e le differenze fanno sì che non ci sia uguale trattamento e possibilità per tutti i pazienti di essere seguiti. Le associazioni oggigiorno, con il lavoro che svolgono, hanno un ruolo molto fondamentale nel sistema sanitario, e quindi per tale ruolo che svolgono hanno la necessità di essere ascoltate da tutte le istituzioni quando ovviamente avanzano le loro istanze. Non deve essere una voce inascoltata, deve essere una voce considerata, una voce che esprime un valore di esperienza del vissuto del paziente, e in quanto tale esprime anche un vissuto di cittadini che hanno avuto impatto con una malattia a volte complessa, a volte meno complessa, ma che comunque esprime senza ombra di dubbio dei bisogni assistenziali in cui il sistema ne deve tener conto. Ovviamente non è molto facile questo ruolo delle associazioni, perché il mondo dell'associazionismo è molto, come dire, variegato, e quindi bisogna che anche noi, come rappresentanti dei pazienti, facciamo uno sforzo comune di identificarci e di fare comunità tutti insieme per dare voce ai nostri pazienti.